Agli amici a casa, la più cordiale buona visione, ben ritrovati con Fuori dal Coro speciale elezioni, appuntamento quotidiano che ci sta accompagnando sino al voto del 4 marzo per incontrare i candidati, soprattutto nei collegi del nostro territorio. Oggi torniamo a chiacchierare con l'avvocato Francesco Spina, che è candidato alla Camera nel Buonasera. collegio uninominale che ricomprende le città di Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo e Terlizzi per la coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico e le altre tre forze Terlizzi. che compongono la coalizione in questa tornata elettorale. Nella precedente chiacchierata, lo dico a beneficio degli amici a casa, avevamo cominciato la chiacchierata prendendo spunto da un comizio in piazza che l'avvocato Spina ha tenuto in apertura, quasi ecco, dicendo preferisco essere fuori dal coro nella comunicazione con i cittadini. Prendo una riflessione proprio di questi giorni, di una campagna elettorale che ha un po' perso i canoni tradizionali, quello del manifesto, del santino. Credo che invece l'avvocato Spina, oltre ad incontrare gli elettori, ad avere, il comizio in piazza, questi mezzi tradizionali continui ad averli per avere il contatto con i cittadini. No, soprattutto gli incontri con i cittadini, con i militanti, con gli iscritti al partito, ma soprattutto con i cittadini in generale. Sta attecchendo in tutte le città di questo collegio, Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Corato e Terlizzi, questa capacità oggi del nostro progetto di aggregare anche le forze civiche, le associazioni, quei soggetti intermedi come le organizzazioni sindacali, come le associazioni imprenditoriali, che determinano poi gli equilibri sociali di una comunità. Ecco, c'è una voglia di partecipazione. Sto trovando spesso gente delusa. La gente, devo dire, anche giustamente, è delusa dalla cattiva politica, da tante promesse non mantenute, da tanti politici che si sono fatti eleggere e poi sono spariti, non si sono visti più. Quindi paghiamo quello scotto. Chi come me è abituato a farsi conoscere per la capacità di mantenere gli impegni, per la capacità di saper assumere degli impegni su idee, su programmi e poi di mantenerli con i fatti concreti, beh, bisogna lavorarci un pochino, ma la gente sta creando oggi i presupposti, proprio le comunità di queste città, di un grosso risultato. Lo avverto forte perché vedo grande entusiasmo. Domenica saremo a Ruvo a fare un bel comizio in piazza, di sera col freddo, si sfida il freddo perché c'è la voglia di dire, di partecipare, di fare programmi, di metterci la faccia perché la gente sta capendo che c'è una politica nuova, di vero cambiamento, che non è la distruzione di tutto, ma è la riforma, il miglioramento, la riconfigurazione di un quadro politico fatto da persone vere e non da persone che vengono pilotate dall'alto, come avveniva spesso col sistema della cooptazione che avveniva col vecchio sistema elettorale. Possiamo dire che si sta un po', finalmente infiammando questa campagna elettorale, anche discutendo di tematiche, confrontandosi, perché si è partiti un po' in sordina? No, bisogna dire in modo netto e chiaro che non si vota in questa campagna elettorale il segretario nazionale dei partiti. Diciamolo così, i salotti che noi siamo abituati a vedere, io li ho inquadrati in modo così anche abbastanza comunicativo e divulgativo come i salotti da PlayStation della politica, cioè dove si fa la politica offendendosi, giocando, scherzando, poi escono tutti insieme e magari sono pure d'accordo. No, questa politica che vede puntare soprattutto a slogan vuoti e retorici di politica populista a livello nazionale, fatta di offese, questa sul territorio non funziona. La gente deve guardare i candidati sul maggioritario, che sono oggi il riferimento con cui qualifica il proprio progetto la coalizione che le esprime. Per intenderci, nel nostro collegio, noi sappiamo bene, collegio Puglia 3, che è Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi, lo dico
perché la gente deve sempre ricordare le città nelle quali e nell'ambito delle quali trova sulla scheda scritto il nome Francesco Carlo Spina. Basta un segno di croce su quel nome, basta un segno di croce sul Partito Democratico, sulla coalizione, e si fa una svolta vera nella politica dei fatti concreti e non delle chiacchiere e delle offese. In questo collegio le persone stanno vedendo, è come una candidatura a sindaco, di un sindaco di un'area più vasta, di 6 comuni, che si affiancherà ai sindaci, che metterà una segreteria in ogni comune per ascoltare la gente che ha delle esigenze sacrosante. Ebbene, oltre al sottoscritto ci saranno altri nomi scritti su questa scheda. Bisognerà scegliere uno di questi nomi. È semplice, stanno complicando, stanno facendo tutte queste confusioni che servono a creare appiattimento, ad annichilire le identità, le personalità. Invece il sistema elettorale che hanno creato nelle varie criticità ha un aspetto e un profilo positivo, che per la prima volta dopo circa 10 anni, 15 anni, ritornano i nomi delle persone legate al territorio. Quindi nel caso mio io avrò contro Gino Perrone di Corato, avrò contro, non ricordo il nome, una candidata di 5 Stelle che viene peraltro da fuori, non molto radicata sul territorio, che sono, diciamo, le candidature che ricordo maggiormente. Ci sono altri candidati di liste che si sono presentati. Bisognerà fare una scelta sui nomi, sulle persone che dovranno rappresentare questo collegio a Roma, che dovranno fare disegni di legge, che dovranno fare interventi al Parlamento, che dovranno battere i pugni per far arrivare i soldi, il lavoro sul nostro territorio, che dovranno difendere con i programmi e le idee, non appiattendosi sui capi di partito. Quindi gente che garantisca anche non solo lealtà rispetto ai partiti, ma anche capacità di esprimere idee che abbiano la loro autonomia, un po' come ha fatto anche Michele Emiliano, il Presidente della Regione, quando si è trattato di dire no al partito. Beh, ha creato anche un confronto qualche volta duro, ma è un confronto democratico fatto tra progetti diversi, ognuno tutelava il suo ente, il Presidente Emiliano tutelava la sua terra, la Regione Puglia. Quindi uomini che sono in grado di avere una forza, un'autorevolezza per poter dire di no agli schemi che qualche volta sono illogici per i territori dei partiti. Mi consente di toccare rapidamente, più che un tema, una riflessione che le chiedo su polemiche che l'hanno riguardata in questi giorni, polemiche anche che sono apparse sui quotidiani quando lei svolgeva l'attività di primo cittadino di Bisceglie. Lo ritiene un accanimento o cos'altro? No, lo ritengo semplicemente che su 16 collegi di questo territorio, su probabilmente in ogni collegio tanti candidati, saranno in tutto 150, il collegio di questo territorio vede pochi candidati. Beh, che ci siano delle pagine nazionali che dedichino tanta attenzione a Francesco Spina è un motivo che ha fatto incuriosire anche i cittadini. Sono arrivate centinaia di telefonate, di messaggi su Facebook, di solidarietà, ma soprattutto di attenzione, perché hanno detto: guarda, se ti dedicano tante attenzioni vuol dire che tu stai in vantaggio, stai per superare l'avversario. E quindi è evidente che c'è una curiosità sul sottoscritto che continua ad oggi a far vedere le sue carte e a dire che è orgoglioso di professare onestà e competenza dopo 12 anni di duro lavoro nelle istituzioni. Abbiamo gestito di tutto, veramente provvedimenti che sono strategici, importanti, ordinanze, migliaia di ordinanze, di delibere di giunta, centinaia di consigli comunali. Nessuno può aver detto una volta che Spina ha sbagliato o che ha fatto un atto disonesto. E per me, soprattutto per chi ha preso un impegno con i suoi genitori quando ha avuto un'educazione di questa natura, chi è di Bisceglie mi conosce meglio, ma mi conosceranno meglio le altre comunità nei prossimi giorni, dove sto andando a esporre programmi, idee e carattere dell'uomo Francesco Spina, oltre che del politico. Esistono dei valori di legalità, di rispetto delle forme, delle istituzioni, che sono imprescindibili in ogni attività. E sono orgoglioso che dal 2006, giorno in cui cominciai a fare il sindaco,
lo diventai con lo slogan Onestà e competenza. Beh, ho voluto riproporre quello slogan che oggi tutti vogliono professare, ma che era difficile da poter portare all'attenzione dei cittadini dopo 12 anni di governo delle istituzioni. E beh, in questo momento io sono orgoglioso di averlo portato e di avere su quello oggi la conferma di una grande fiducia della mia comunità, delle nostre comunità, di questo splendido territorio. Quindi non l'onestà professata, perché molti predicano bene e razzolano male, no, no, lo sappiamo, basta vedere in questi giorni quello che è accaduto con i 5 Stelle, onestà, 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 facevano con una mano, consegnavano i soldi ai cittadini e con l'altra entro 24 ore l'andavano a recuperare con la somma, creando un buco nel bilancio anche che hanno presentato. E quindi si vede benissimo che c'è una voglia di carpire la buona fede dei cittadini, ma in effetti di onestà sono pochi a poter parlare. Io certamente, orgogliosamente, non avendo mai avuto una richiesta di rinvio a giudizio per fatto amministrativo e non avendo mai fatto errori per i quali la Corte dei Conti, che sono gli organismi che oggi controllano gli amministratori pubblici, no? Dal punto di vista penale, dal punto di vista contabile, beh, io sono orgoglioso di non avere alcun procedimento, per cui anche qualche errore che è stato fatto sui giornali, devo dare atto, per chiudere la polemica, che il giorno dopo è stato anche rettificato dallo stesso giornale che ne aveva parlato. Un errore del giornalista, forse è capitato, diciamo, in questo periodo in modo inopportuno, perché gli errori possono capitare prima, durante o dopo la campagna elettorale. Quando capitano nella campagna elettorale sono un po' un disturbo, a mio modo di vedere, rispetto alla par condicio, ma la rettifica del giorno successivo chiaramente chiude quella pagina che non mi è piaciuta, perché chiaramente era una pagina in cui si doveva presentare il programma amministrativo e non presentare una notizia peraltro falsa contro quel candidato. Quindi libertà di stampa sempre, rispetto dei giornalisti, ma comprendiamo che di fronte ai candidati e ai politici dentro c'è anche l'uomo, il carattere, la dignità, la sua famiglia, che qualche volta una notizia sbagliata su un giornale può far piangere i tuoi figli o i tuoi genitori o chi ti sta accanto. Quindi attenzione, perché è un'arma particolare, se sbagliano i politici ci sono dei reati che si fanno, molto spesso questi errori possono farli anche altri uomini che utilizzano, diciamo, le armi istituzionali, le prerogative professionali di cui dispongono. Lei ha scelto come slogan "Nei fatti il vero cambiamento" e sta portando anche parte dei risultati da amministratore, da chi ha vissuto il territorio in prima linea nei confronti e negli incontri con i cittadini? Beh, nei 12 anni di amministrazione, ma non dimentichiamo in 2 anni anche come presidente della provincia, non dimentichiamo la statalizzazione dell'agrario, che oggi offre anche un riferimento formativo importante a tanti giovani del mio collegio elettorale, per quanto riguarda Terlizzi, Corato, Ruvo, quanti vanno ad Andria, magari anche Bicegliesi, ad Andria all'istituto agrario. Quello era un istituto provinciale destinato a chiudere, dopo tanti tanti tentativi Francesco Spina in poco tempo riuscì ad ottenere la statalizzazione dell'ITA, la Trani-Andria, cioè sono strade importanti che hanno anche un clamore intercomunale, una rilevanza intercomunale che io ho dimostrato di poter realizzare, oltre a quelle circa 200 opere pubbliche che ho realizzato nella mia comunità. Ma con questo si vuole spiegare oggi a dei cittadini che mi conoscono peraltro per la prima volta e che devo ringraziare, grazie per l'affetto con cui mi stanno accogliendo nelle loro città, rappresentanti di associazioni, di partito, veramente un momento di grande entusiasmo, un risveglio della politica più bella nelle comunità, in queste città che sono piccole ma sono città fortemente radicate ai valori e alla passione, sono città sane, sane, dove trovo veramente una mentalità propositiva e costruttiva. Beh, devo dire che loro stanno comprendendo, anche perché lo spot che ho fatto, che è una sintesi peraltro di quello che è la mia azione amministrativa, non vuol far vedere quelle poche opere che vengono ritratte e raffigurate nello spot, ma vuole semplicemente far vedere come nel momento in cui nel 2013 con 12 liste civiche andai a presentarmi alla città contro tutta la politica del territorio che male aveva fatto per mandare a casa un'amministrazione, io promisi alcune opere che vengono viste nello spot e quelle opere sono state puntualmente realizzate nella mia città.
pari pari. In quel comizio io dissi alcune cose che sono state puntualmente affermate con i fatti e confermate con il duro lavoro e il sacrificio nei 5 anni successivi. Quindi la capacità di fare programmi, di dire alcune cose e di poterle mantenere nel tempo. Ecco, l'affidabilità del politico, quella di mantenere l'impegno verso i cittadini, prima ancora con i partiti, perché con i partiti qualche volta abbiamo avuto i nostri problemi, no? Ma mai con i cittadini, perché io ho sempre detto i miei programmi sono questi. Se qualche partito vuole cambiare, come accadde nel 2013, quando presentammo un programma insieme, lo condividemmo, beh, i partiti che stavano collegati a me, della destra, quella più brutta dal nostro territorio, quelli sciolsero un vincolo, rinnegarono il programma su cui avevamo chiesto nel 2011 la fiducia ai cittadini e mandarono a casa quell'amministrazione che era ricca di idee e di lavoro. Beh, i cittadini confermarono la fiducia al programma che avevo presentato, ma soprattutto all'uomo Spina e al sindaco Spina. E lì nacque un grande percorso di democrazia e di libertà che ha portato poi Bisceglie ad ottenere grandi risultati, perché lo devo dire, una volta venuto in meno quei politici che erano un po' palle al piede, la città è andata molto molto meglio ed è stato anche evidente sotto gli occhi di tutti che sviluppo abbia avuto Bisceglie in quegli anni. Ha delle priorità in agenda quando svolge gli incontri nelle diverse comunità con le quali appunto mettere quasi un paletto e dire ecco ci ritroviamo tra qualche anno per vedere se questo innanzitutto c'è una logica valoriale che ci unisce. Io ho un'esperienza e una formazione più civica che viene dall'area più moderata, quindi non marcatamente di sinistra, lo dico nelle sezioni del PD e dico che queste due belle anime che sto vedendo nel Partito Democratico, quella più socialista, quella che io ricordo rappresentata, spesso lo fa molto bene il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini quando rappresenta culturalmente l'area di Salvemini, simile all'area di Calace, la cultura di Calace riformista che è stato fortemente valorizzato negli ultimi anni, devo dire nella mia città anche con studi importanti di personalità culturali che rappresentano quell'area di pensiero in modo egregio davvero. Ma devo dire quel pensiero socialista, il popolarismo, quel popolarismo che è europeo, quella forma di cultura popolare che ci avvicina a quelle radici cristiane, di cui per esempio l'onorevole Grassi è stata un'espressione importante che mi sta dando un forte sostegno in questa campagna elettorale, e quella morotea, insieme a questi due filoni culturali, rappresentano una ricchezza importante che sto cercando di portare all'attenzione non soltanto dei circoli di partito, ma soprattutto dei cittadini. Si sta ricomponendo un quadro all'insegna di un valore importante, il valore dell'antifascismo. In un momento in cui in modo subdolo, diciamolo pure, in modo subdolo stanno predicando valori che sono esattamente contrari alla parte della Costituzione, quella fondamentale, quella iniziale, quella dei valori. Si è tentato e si è criticato spesso Matteo Renzi perché ha tentato di riformare la parte strutturale della Costituzione, quella del CNEL, di tutte quelle spese inutili, i cittadini non hanno voluto cambiare. Io non ho mai espresso, io rispetto alle modifiche costituzionali sono sempre un po' cauto, ma certamente rispetto alla parte valoriale, quella sono fermo, quei valori sono importanti. Abbiamo perso padri, nonni che hanno perso la vita per fare quella Costituzione sulla falsariga di una lotta contro il fascismo, contro il nazismo, che ha prodotto danni inenarrabili. Beh, non è retorico ritornare su quelle questioni, perché oggi se parli di antifascismo su internet ti arrivano 100.000 insulti. Quindi si sta cercando di fatto di cambiare la Costituzione in tutti quei valori che sono antifascisti e anche in quei principi che vietano le manifestazioni fasciste. Quindi attenzione a questo, perché c'è un populismo dilagante. I 5 Stelle spesso hanno nelle loro file, come il candidato alla Presidenza della Regione Lazio ha detto recentemente in un'intervista, appartengo a una famiglia notoriamente di destra e nulla vieta al figlio di prendere strade, però culturalmente ti fa pensare anche a qualche cosa. Nella mia città o in altre città se si vede chi partecipa alle iniziative dei 5 Stelle, beh, sono coloro che avevano la responsabilità del movimento sociale negli anni 80 e 90 nella città di Bisceglie, altro che rinnovamento, è una cultura di destra che viene mascherata sotto le del rinnovamento dei 5 Stelle, che poi diventa falso rinnovamento, ipocrisia e veramente in qualche momento disonestà intellettuale verso gli elettori, dopo che abbiamo visto il rimborsopoli, lo scandalo famoso. E poi abbiamo l'altro progetto, la foglia di fico di Berlusconi. Che cosa è? Berlusconi ha la faccia
più simpatica, qualche volta riesce a vendere meglio il suo prodotto, ma diciamolo pure che là dietro si nasconde Salvini, Matteo Salvini. Ma chi è Matteo Salvini? Ha tolto il nome Nord e la Lega non è altro oggi che un grande movimento nordista, ma xenofobo e razzista, come ha detto il candidato alla presidenza della regione Lombardia quando ha parlato di razze recentemente. E quindi quella coalizione di centrodestra, come dicono, che vedono persone, qui espressione di quella coalizione, è una forma subdola e surrettizia per infondere principi fascisti, perché ci sono gli italiani che ci credono. Ci sono i meridionali che credono che Salvini, che viene difeso al nord dai grandi potentati della ricchezza in Lombardia, dove difende la ricchezza di quel territorio, venga a regalare risorse oggi al sud, a noi, questione meridionale, il meridione che deve trovare risorse e sviluppo. No, Salvini con la destra, col centrodestra, toglie le risorse al sud per portarle al nord, toglie il lavoro al sud per portarle al nord, quella farsa di togliere il nord, la parola nord, ha preso in giro soltanto quelli che vogliono farsi prendere in giro o quelli che si stanno svendendo per avere qualche posto in Parlamento. No, invece noi dobbiamo dirle forte queste cose, al di là delle differenze, delle peculiarità dei percorsi politici che abbiamo, ci unisce molto con l'associazionismo, con le liste civiche di questo territorio, questa volontà forte di affermare i valori di democrazia, di libertà e di antifascismo. Diventa attuale oggi questo momento, che sembra che qualcuno abbia vergogna di dire che noi vogliamo evitare la catastrofe che abbiamo già conosciuto nella nostra Italia. Questo sta chiaramente creando anche un humus culturale importante, tanto è vero che tutte le liste civiche di questo territorio, quelle di Corato per esempio, no, lo sappiamo bene, Malcangi, Bucci, poi abbiamo le liste civiche di Giovinazzo, con aderito recentemente proprio Sollecito, il vice sindaco, espressione di un civismo forte di quella città, che si uniscono nonostante le peculiarità, le differenziazioni anche per logiche amministrative sul territorio, si uniscono in una logica che è valoriale, di grande progetto, che mette insieme tutte le forze democratiche, civiche, politiche delle nostre comunità, delle nostre sei città. Beh, questo è importante perché significa attuare anche quel progetto che chiaramente è lo stesso humus culturale di quello che ha fatto Michele Emiliano, le regionali, il civismo che si sposa col Partito Democratico, l'unico partito che nonostante tutte le critiche e tutte le contraddizioni anche interne ha una sua vitalità democratica, una sua organizzazione e ha la capacità di mettere insieme e di aggregare tutti i civismi della Regione Puglia, e oggi in queste sei città lo stiamo vedendo benissimo come sta accadendo. Molfetta ne ha un altro esempio importante con le liste civiche di Saverio Tammacco che hanno partecipato alle nostre iniziative del Partito Democratico. Beh, stiamo vedendo con piacere come con la candidatura mia alla Camera e quella della Lezzocca, Loredana Lezzocca al Senato, si sta ricomponendo un quadro che era stato lacerato qualche volta da logiche locali, molto spesso per rivalità, per localismi particolari. Ci sono delle divisioni che fanno vincere le forze populiste. Questo populismo oggi, che ha la maschera del Berlusconi o la maschera delle stellette, questo populismo che è sostanzialmente un ritorno alla retorica fascista, alla demagogia fascista, lo si sta sconfessando con gli argomenti, i valori e i fatti. E io ho detto libertà, democrazia, onestà e rispetto delle regole, ma soprattutto la gente vuole che nelle strade ci siano i politici veri, riferimento oggi e domani di un progetto che è chiaramente di grande partecipazione popolare. Le chiedo un flash e poi andremo con l'ultima riflessione. Lei ha parlato recentemente anche del suo impegno che porterà per la zona economica speciale, zona che ricomprende anche dal suo punto di osservazione il territorio del collegio nel quale è candidato. Beh, io ritengo che anziché parlare di offese e di chiacchiere, siccome voi sapete che oggi la politica, lo sappiamo tutti, lo sanno i cittadini, si svolge con i complotti, con le calunnie, con le trappole, con gli sgambetti, con gli scoop, con tutte quelle operazioni che hanno una facilità di divulgazione, per chi non vuole approfondire, non vuole ragionare. Noi dobbiamo far ragionare soprattutto i giovani,
I giovani devono ragionare, devono riflettere sul loro futuro, perché noi oggi ci troviamo protagonisti di un'epoca difficile e complicata. Noi non eravamo preparati a questa rivoluzione anche della comunicazione. E si vede, no? Ci sono delle forme di comunicazione che sono studiate a tavolino per ammazzare mediaticamente qualcuno, no? La violenza che non è più quella fisica, fortunatamente laddove riusciamo a resistere, perché là c'è un candidato della Lega che ha sparato a delle persone, un ex candidato, non lo so se era candidato, ma un iscritto, è stato un militante della Lega che ha sparato al Partito Democratico a Macerata. Qua stiamo veramente impazzendo. Ha sparato al Partito Democratico, ha sparato a delle persone solo perché erano di colore, non è, certamente non poteva sapere se erano colpevoli o meno di reati o di altro. Ma qua stiamo veramente impazzendo. Che cosa vogliamo? Le ronde? Vogliamo la violenza per strada perché dobbiamo picchiare chi ci è antipatico e non chi è responsabile? Beh, stiamo veramente oramai in una situazione davvero che è orripilante sul piano civile. Noi rispondiamo oggi in modo netto e chiaro con i fatti. I fatti che sono il vero rinnovamento, la zona economica speciale. È una zona che servirà a rendere franca, a creare un abbattimento di carattere fiscale, a eliminare orpelli burocratici, a facilitare le imprese. E devo dire che già Bari, il porto di Bari, è stato individuato come punto di riferimento importante. Questo porto di Bari può diventare un punto di aggregazione anche di quell'area che ricomprende proprio i comuni di questo collegio. E poi svilupperemo, oltre a queste proposte, disegni di legge o di applicazione intelligente di leggi già istituite e già adottate, noi chiederemo anche ai cittadini ulteriori proposte attraverso le segreterie nelle varie città, ma soprattutto stiamo portando all'attenzione quello che è il patto città-campagna, nell'ambito del quale questi comuni di Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi, e devo dire si aggiunse in quel momento anche Bitonto, beh, questi comuni hanno già siglato un patto che è un piano strategico di sviluppo per queste città, un piano strategico che vede impegnati tutti i sindaci, tutte le comunità, i consiglieri, gli assessori e i cittadini con le associazioni che spesso li vanno a rappresentare nelle attività culturali e sociali, a profondere oggi un impegno per l'attuazione di quelle che sono le peculiarità di ogni città. Per intenderci, i dolmen, la Pinacoteca di Terlizzi, il Museo Iatta di Ruvo, tutte queste risorse, il pulo di Molfetta, ma anche l'area che costituisce l'area marina protetta tra Bisceglie e Molfetta, la zona industriale tra Bisceglie e Molfetta, mettere in rete a sistema le peculiarità culturali innanzitutto, perché dove c'è cultura c'è anche denaro. La cultura promuove, fa relazioni, fa aggregazione sociale, fa sviluppo. Dove non c'è cultura c'è anche regressione socio-economica. Ricordiamoci sempre che gli sviluppi delle comunità vengono determinati dagli investimenti sulla formazione dei giovani e sulla cultura. Beh, questa è la scommessa che stiamo facendo e punto per punto nei prossimi giorni, anziché offendere gli avversari, parleremo di programmi cercando di far comprendere che qui non si eleggono, perché non stanno più sulla scheda scritti i segretari nazionali, come avveniva prima dove si indicava la premiership, qui tu già votavi sulla scheda un candidato premier. No, qui stai invece facendo altro, stai votando i candidati al Parlamento, quelli che stanno sull'uninominale, che sono collegati a un progetto politico con delle liste. Quindi si vota il candidato al maggioritario e non lo slogan nazionale che lancia qualche avveniristico e qualche volta populista e demagogico segretario nazionale, e su quelli si fa una scelta, perché chi rappresenterà il territorio con questa legge elettorale non sarà il segretario nazionale del partito, come veniva prima quando alzava il telefono e diceva ai parlamentari che erano stati cooptati: domani mattina si va in Parlamento e si alza la mano. Questa volta avranno a che fare con parlamentari eletti dal territorio che, prima di rispondere al proprio segretario di partito sì o no, dovranno dire: caro segretario, sono con te, sono leale, ma un attimo solo, devo ascoltare prima i miei cittadini. Allora, visto che di temi ne dobbiamo ancora affrontare tanti, ma questo appuntamento volge al termine, devo
necessariamente strappare l'impegno all'avvocato Ospina di ritrovarci per una ulteriore per esporre gli altri punti programmatici, no? Assolutamente sì. Sono circa 7 punti programmatici sì, che rappresentano una novità sul territorio, è frutto di studio. Attenzione, sto facendo lavorare dei ragazzi che sono delle belle menti, non è solo frutto della mia esperienza. Cioè no, pure, dico, di conseguenza devo strapparle necessariamente l'impegno ad una prossima chiacchierata. Io nel frattempo la devo ringraziare per essere stato con noi, avvocato Francesco Ospina, candidato alla Camera nel collegio uninominale città di Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo e Terlizzi per il centro-sinistra, Partito Democratico e altre forze ovviamente di coalizione. Grazie per essere stato con noi, ovviamente arrivederci ad un prossimo appuntamento, così come dico agli amici a casa, arrivederci agli prossimi appuntamenti, agli appuntamenti quotidiani con Fuori dal Coro, speciale elezioni. Grazie a voi per l'ospitalità. Thank you.